abbiamo anche una tasca segreta. Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire per tutti gli amanti del trekking, delle escursioni, ma anche chi va all'università, al lavoro, questo zaino che secondo me è davvero innovativo e funzionale. Io l'ho acquistato per portarmelo dietro al lavoro, ma è adatto davvero per ogni occasione. Nasce comunque come zaino da picnic e adesso vi spiegherò il perché. Andiamo con ordine, il modello è NH Carpenaz 500 da 30 litri, la colorazione è grigio, un grafite marrone terra, ma c'è anche la colorazione verde oliva, ve la faccio vedere, eccola qua, è molto carina anche questa. Innanzitutto c'ha gli spallacci e lo schienale che permettono appunto di avere un comfort in caso voi andate appunto a fare delle escursioni. Comunque, come vedete, sono molto morbidi e anche imbottiti. Abbiamo poi la cinta che vi permette di legarlo in vita e devo dire che è molto utile, quindi la funzionalità anche di riporre all'interno, come vedete, c'è una tasca per lo smartphone, quindi potete tranquillamente riporre in questa taschina lo smartphone. Ovviamente dipende anche dalla grandezza, però fondamentalmente questo è molto grande, un Moto G6 e ci sta. Andiamo a vedere un attimo quelle che sono le caratteristiche riportate anche sul sito e poi continuiamo a vedere i dati tecnici. Innanzitutto viene segnato che ha un peso di 1,3 kg, quindi non è pesantissimo, c'ha comunque una dimensione di 50x28x23 cm. Le tasche per il telefono le abbiamo appena viste, c'è anche il portaborracce, come vedete, questa tasca, come anche c'è un'altra tasca qua che vi permette di mettere un ombrello, un'altra borraccia. C'è anche la possibilità di mettere la sacca d'acqua, quella ovviamente comoda per evitare di portarsi con sé le borracce. Come vedete, qui all'interno c'è un foro. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo appunto la possibilità di far passare il tubicino dell'acqua che poi vi arriva automaticamente qua. Come vedete, il dito passa. Ok, questo è quanto. Proseguiamo. Abbiamo comunque per il suo utilizzo, quindi principalmente quello di portarsi il picnic dietro, ma anche per mantenere, come dicevo prima, il pranzo al fresco, comunque alimenti al fresco, abbiamo questa tasca al di sotto che è pensata appositamente in modo da, come riporta anche questo simbolo, da mantenere in fresco gli alimenti e quindi come una vera e propria borsa frigo. Guardate come è imbottita, davvero spessa. Anche la parte sotto è molto spessa e vi permette quindi di evitare di portarvi dietro, se andate, non so, al lavoro, all'università, il pranzo in una borsetta, borsa frigo separata. Quindi è composto da materiali che sono isotermici, quindi dice che per 4 ore potete tenere conservato il vostro cibo senza panetti di ghiaccio. Poi ovviamente potete mettere anche dei panetti di ghiaccio, vi durerà di più. Abbiamo poi, come avete già visto, l'alveolatura sul dietro che vi permette una traspirazione e dei materiali comunque resistenti. Adesso andiamo a vederlo un po' da vicino. Allora, le cinghie, comunque anche questa per tenerlo stretto al petto, sono veramente comodi. Abbiamo il riposa, comunque se volete mettere le mani, i pollici per riposarvi, la possibilità di allargarlo. Vado un attimo a abbassare l'inquadratura così lo vedete meglio. Possibilità di allargarlo e di restringerlo da entrambi i parti. Come vedete, mi piace anche il fatto che, non so se riuscite a vedere, hanno un colore particolare. Abbiamo la tasca, come abbiamo detto, che vi permette di mettere
Secondo me tranquillamente una lattina di coca e anche i portavivande, quelli normali di plastica. E come vedete c'è anche la possibilità di separare oppure tenere tutto unico lo spazio. Quindi in questo caso, se volete mettere roba, che ne so, vestiti, computer o accessori di scuola, potete chiudere questa taschina, avere il vostro contenitore e sopra mettere altro, come farò ovviamente io. L'interno è davvero capiente. C'è innanzitutto questa taschina che vi permette di mettere qualsiasi cosa, penna, accessori, occhiali da sole. Abbiamo poi un gancetto davvero utile, qua potete mettere la vostra sacca dell'acqua oppure anche un computer tranquillamente. Viene anche riportato qua tra l'altro, quindi ci sta. Abbiamo, andando ad aprirlo, adesso vado ad aprire un attimo, la famosa tasca che vi dicevo che separa il fondo, quindi basta chiuderla con il gancetto qua, con la cerniera, e lo scompartimento è separato. Andiamo a chiuderlo. E voilà. Quindi tasca chiusa, ovviamente si mantiene il freddo, come vedete, mi fa anche vedere dall'etichetta di chiudere ermeticamente per mantenere il freddo. Se volete appunto pensare di mettere delle bottiglie di acqua fresca eccetera, comunque il materiale dovrebbe contenere anche il fresco. Come vedete la tasca comunque è ermetica, questa qua sotto è come una vera e propria borsa frigo, se ci fate caso. Abbiamo su questa parte poi un'altra tasca con apertura cerniera. Tra l'altro, se Decathlon vuole offrirmi dei prodotti da recensire, sono ben lieto, visto che ormai sono un affezionato cliente. Quindi di questa recensione non ci guadagno assolutamente niente, è giusto per farvi vedere l'acquisto e orientarvi. Vi lascio comunque in descrizione dei link di altri zaini che ho recensito, magari o alternativi su Amazon. E se volete farmi giusto un favore, se vi piace comunque il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Qua è un'altra taschina davanti, anche questa utile. Mi piace l'idea di poter mettere un computer o dei libri di scuola, altre cose, ed avere la tasca separata per mettere quello che volete. È veramente capiente, il prezzo è di 39 euro, se non sbaglio. Anche per portarvelo in giro è comodo, contenuto. Ci sta veramente tutto anche per una giornata all'aperto, ma vi volevo far vedere l'ultima chicca, ovvero sul fondo, che comunque è abbastanza rigido, abbiamo anche una tasca segreta. Questa tasca basta che andate ad aprirla, e visto che lo zaino è stato pensato appunto per i picnic, vi permette di estrarre questo mini tappetino che è incluso, non l'ho messo assolutamente io. E potrete posizionarlo sul terreno e quindi evitare di bagnarvi o di sporcarvi. È interessante, lo riponete qua dentro e ce l'avete sempre con voi. Anche questo non è proprio spessissimo, però è comunque una protezione dall'acqua, dallo sporco. Molto interessante. Uno zaino secondo me davvero carino, utile, innovativo. Mi ha colpito e lo userò per i motivi che vi dicevo prima. E come vedete, c'è davvero tutto quello che vi può servire per un'escursione, un picnic, oppure per la scuola, l'università o il lavoro. Fatemi sapere per cosa lo utilizzereste e se vi è piaciuto. Alla prossima review!